Samuele Bertinelli. Ho detto bene? Sì, credo. Buonasera a tutti e grazie. Grazie davvero. Allora, accomodiamoci. Allora, la febbre non è una trovata politica per mettere le mani avanti, vero? È la verità, possiamo confermarlo. È proprio la verità. Pubblicitante tutto il pomeriggio. Adesso come stai? Da ieri. Come stai adesso? Adesso sto benino, diciamo, mi difendo. Ma puoi anche smettere di tremare? Di tremare, sì, va bene. Rilassi. Benissimo, mi rilasso. Allora. Cominciamo, un bel respiro. Intanto io ho detto, la prima volta che si fanno le primarie, e so che Samuele sei stato uno, insomma, un grande fautore, le hai volute fortemente queste primarie, quindi la domanda è questa, è stata una campagna molto lunga, molto dura, ti ha messo alla prova, tant'è che hai la febbre, la domanda è, ma chi te l'ha fatto fare? Non potevi stare tranquillo, perché per forza queste primarie? Ma me l'ha fatto fare la mia passione civile, come ho detto spesso, questa è davvero una malattia dalla quale non si guarisce. La febbre passa, e la passione per la politica, la passione per la città non passa e anzi si alimenta, e in questa campagna elettorale si è alimentata in un modo straordinario. Posso dire che sono una testimone di questo, perché io ho fatto il liceo classico con Samuele, anche se Samuele è ovviamente molto più anziano di me, diciamo subito, perché se no subito fai i conti. Però io ho fatto il liceo classico con Samuele, quindi ti posso dire com'era Samuele a 17 anni. Così. Con più capelli. Peggio dentro. Con più capelli, devo dire. Era così, anche lui. Diciamo, tutte follemente, sì, lunghi capelli, tutte follemente innamorate di Samuele, perché era già all'epoca... Questo non è vero, insomma. No, è vero. La ringrazio della benevolenza. No, è vero, perché era un trascinatore. E quindi questo proprio per dimostrare che la tua passione per la politica davvero arriva da lontano. Io mi ricordo nelle assemblee di istituto quanto ti infervoravi, quanto ti accaloravi, e qui vediamo, ecco. Le radici antiche del movimento operaio. No, non è l'unica testimonianza, ne avremmo anche altre, perché mi sono voluta documentare, insomma, arriveranno. Da Samuerto. Esatto. Quindi diciamo, me lo ricordo alle assemblee di istituto quanto si accalorava per le cause, poi con illustri personaggi. Nikita. Pensa un po', eh? Te la ricordavi questa occasione? Anzi, no. Leonid, no. Brezhnev. Qui non ero ancora nato, vorrei dire, però. Neanche io, Insomma, diciamo, tu eri rappresentante di istituto e già mi ricordo che ti accaloravi molto. Questo no, per non, dire non, che. Non lo sono mai stato. Ah, non eri rappresentante di istituto, no. Ma perché io non ti avevo fatto la campagna elettorale all'epoca. Probabilmente. Però insomma, mi ricordo che ti infervoravi sulle nostre cause da studenti, e quindi lo vedevamo nella palestra del Forte Guerri e dicevamo questo non può che fare il politico, anzi questo speriamo che faccia il politico, perché questo amore e questa passione sono veramente unici, è così. Quando te lo sei detto che avresti voluto fare questo da grande? Ma credo di non essermelo mai detto, io ho sempre respirato in casa la politica, la mia è una famiglia sul versante paterno, per certi versi anche su quello materno, che da credo quattro generazioni diciamo vive l'impegno politico, e per me è stato come berlo con il latte, diciamo, questo innamoramento per la politica. Non credo che sia solo la famiglia, perché io ho una sorella che non so se sia presente stasera, forse sì, che ha sempre guardato in modo molto diverso da me alla politica, e quindi c'è anche un fattore di casualità, immagino, non è soltanto l'impronta familiare. Credo che sia la curiosità per il mondo, diciamo, la curiosità per gli altri, e poi anche l'idea che forse il mondo va anche un po' cambiato, insomma, ecco, dalla curiosità alla voglia di immaginarlo diverso. Immagino che questa sia stata la matrice originaria, ecco. Insomma, ce l'hai dentro, ce l'hai nel sangue e si vede. Sì. Possiamo dire qualcosa
magari qualcosa che le persone non sanno, che non fa parte del Samuele pubblico. È difficile, devo dire, perché è difficile trovarti degli scheletri nell'armadio. Però diciamo una cosa carina, magari, che non tutti sanno, che tu hai una grande passione per gli animali. Io so che la tua gatta Margot, se non sbaglio, è uno dei tuoi grandi amori, le presenze fisse nella tua vita. Sì, purtroppo sono schiavo per amore, diciamo, e la Margot è, diciamo, una parte essenziale della mia vita, in qualche modo. Viviamo in osmosi, ecco, come Lattinia e il paguro Bernardo. E mi segue come i cani, e credo non abbia mai capito di essere un gatto, in realtà. Neanche un cane, per esempio. Si sente esattamente alla pari, diciamo, con me e Aurora, l'unica donna che ha ammesso in casa. Che è la tua fidanzata, diciamo. Sì, la mia fidanzata. Paura di animali, non è carino che tu la menzioni insieme al gatto. No, diciamo, io ho un rispetto sacrale per gli animali, siamo tutti animaleschi. Allora, Samuele, sicuramente stasera ci sono, mi auguro, tante persone che sono qui per darti sostegno e appoggio. Io spero però che ci sia anche qualche indeciso, qualcuno che magari stasera è venuto e ha detto: ancora non mi ha convinto, voglio andare stasera e voglio essere convinto e persuaso. Quindi diciamo, rivolgiamoci un attimo a loro, cerchiamo di mettere dei paletti, dei puntini sulle i su certe questioni, su certe critiche, tra virgolette, che ti possono essere state fatte. La cosa che spesso si sente dire di Samuele è che, come dire, sia un po' ampolloso nel suo raccontare, nel suo parlare. Che è un modo per dire prolisso. Oppure, sempre con la P, io invece vorrei dire che il fatto che Samuele abbia della cultura e usi congiuntivi in realtà non è che proprio sia un difetto. Non è un peccato. Ecco, che ancora non è un peccato. Il fatto che tu abbia la politica nel sangue credo che sia un pregio. Ho sentito invece dire cose diverse, che insomma è un politicante da tanti anni. In realtà non ce lo dimentichiamo che è il candidato più giovane a queste primarie, ma credo che comunque sia uno dei politici più giovani che abbiamo in Italia, quindi è molto giovane, unito al fatto che ha comunque tanta esperienza. Sì, ora diciamo a 35 anni soltanto in Italia si è considerati giovani, perché in tutto il mondo civile normale a 35 anni si dirigono le multinazionali, si fa i ministri della Repubblica. L'Italia ha una gerontocrazia seconda soltanto al Giappone e non è un bene per il paese, perché serve naturalmente l'esperienza dei più anziani, serve anche lo slancio verso il futuro di chi ha di fronte a sé la più parte della sua vita, diciamo. E questo credo valga per il paese in generale, anche per Pistoia, ma vale per il paese. No, anche perché poi nel mio piccolo, cioè io ho provato a fare questa cosa concreta, questa immagine concreta mi sono messa nella testa. Domani vado a fare un'operazione, domani entro all'ospedale e mi opero. Io vorrei, cioè io pretendo che il chirurgo abbia mangiato pane e medicina fin da piccolo, che abbia la chirurgia nel sangue. A me non me ne importa niente se quel chirurgo ha l'amante, se va in moto, se racconta le barzellette. Io voglio che faccia questo io e che abbia gli strumenti per farlo. Io non vado in moto e non dico le barzellette, cioè non mi riesce di raccontarlo.